12 maggio 2023, la terza domenica di Quaresima. Vorrei fare anche qui un'altra premessa. Quando leggiamo il quarto Vangelo, bisognerebbe fare molta attenzione, per il semplice motivo che ci troviamo di fronte a qualcosa di unico tra i Vangeli canonici, talmente unico da essere tanto essenziale quanto paradossale. Il quarto Vangelo è sicuramente il più elevato tra i quattro. E questo lo avevano già capito gli antichi autori cristiani che, insieme a Clemente Alessandrino, parlavano di un Vangelo spirituale. In che senso? Perché affonda le sue radici nello Spirito Santo. O diciamo anche che andrebbe letto al di là del racconto, diciamo, carnale, cronachistico, non diremmo noi, no? Di fatti o di parole di Gesù di Nazareth. I Vangeli, in altre parole, anche gli altri non raccontano per raccontare, ma hanno anche dietro uno scopo per cui raccontano. Lo stesso Giovanni Evangelista, dal IV secolo in poi, verrà chiamato il teologo e designato col simbolo dell'aquila, dallo sguardo acuto e dal volo ardito, sfida il cielo, non sfida il sole. Ma non basta. Anche se sarebbe già un passo notevole leggere il quarto Vangelo come un messaggio elevatamente mistico. Il Vangelo di Giovanni, ed è qui la cosa paradossale, che potrebbe sembrare in contrasto con quanto è stato detto, no, adesso, poco fa. Il Vangelo di Giovanni è fortemente drammatico. È costruito secondo lo schema di un processo a cui Cristo viene sottoposto in continuazione. Dall'inizio della sua vita pubblica, diciamo anche prima, se come narrano i Vangeli dell'infanzia, già Erode lo voleva uccidere. E il processo durerà fino alla sua morte e andrà oltre, se consideriamo le persecuzioni che dovranno subire i cristiani di tutti i tempi fino ad oggi. Come possiamo dire che il quarto Vangelo è un dramma giudiziario? Come lo dimostriamo? Gli studiosi, diciamo gli esegeti, fanno notare che lo stesso vocabolario usato da Giovanni è quello del conflitto e del dibattito giudiziario. Troviamo continuamente parole come verità, e menzogna, giudizio, giustizia, testimonianza, avvocato, la stessa parola paraclito, con cui si invoca lo Spirito Santo, deriva dal greco e significa consolatore, ma più propriamente invocato, chiamato in aiuto e anche avvocato difensore. E sempre nel quarto Vangelo troviamo anche verbi che richiamano un dibattito giudiziario, convincere, accusare, eccetera. Possiamo dire, leggendo il quarto Vangelo, che ad ogni racconto Gesù deve affrontare l'incomprensione dei giudei e non dei pagani. Questo capiterà dopo, con i cristiani. Sempre secondo l'espressione che troviamo nel prologo, venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. I suoi. Così sono da intendere le stesse parole
con cui Gesù commenta l'ostinazione nei suoi riguardi da parte dei suoi compaesani di Nazareth. Un profeta, ha detto Gesù, non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua, i suoi. Nessuno è un profeta in patria, no? Ormai è diventato un proverbio. Comunque, anche e soprattutto il Vangelo di Giovanni va letto al di là dello spazio e del tempo ben circoscritti e sempre provocatoriamente attuale. E nel fascino della parola di Dio, no? Che è sempre attuale. Quasi ad ogni racconto Gesù deve affrontare l'incomprensione dei giudei. Ma l'autore non pensa in primo luogo al popolo di Gerusalemme. Egli non fa che esemplificare un processo che perdura nel tempo, quello dei cristiani e del mondo, tra virgolette, e qui per mondo si intende tutto ciò che è rifiuto di Dio, chiusura dell'uomo su se stesso, così lo intendeva Giovanni, l'Evangelista, e anche Gesù Cristo. Voi siete nel mondo, ma non del mondo. Il dramma del popolo giudaico è il simbolo di quello dell'umanità, tutte le volte che essa si lascia scavizzare dalle forze del rifiuto, della dispersione, della morte. È il dramma di ciascuno di noi, ci giochiamo la nostra esistenza nello scontro tra verità e menzogna, tra fede e rifiuto di credere. Diciamo di più, in realtà non è tanto il mondo, tra virgolette, a processare Gesù, cioè la forza del male, il mondo visto così, no? Ma è Gesù stesso. Gesù non è una vittima, è il regista. È Gesù stesso che processa il mondo. E questo lo fa notare in particolare lo stesso evangelista Giovanni, che soprattutto quando narra, attenzione, gli eventi della passione, non presenta Gesù come vittima di una perversa regia del potere malefico dei giudei e dei romani. Gesù è il vero regista, che guida, è lui che guida gli avvenimenti a modo suo, prendendo anche in giro. È la famosa ironia di Dio e l'ironia di Giovanni. Quanti vorrebbero processarlo? L'ironia, Dio prende in giro. Come dire, ti sfido, tu vuoi accusarmi, sono io che ti accuso. Con ironia lo fa. L'ironia è tremenda, eh? Adesso possiamo leggere e comprendere il racconto evangelico di oggi che tutti, non solo gli esegeti, riconosco come uno tra gli scontri più violenti tra Gesù e i giudei, la pagina più drammatica questa. Da dire sarebbero tante cose, vorrei fare una sintesi come spunto per ulteriori riflessioni. Anzitutto da notare, lo scontro non è stato, in questo caso, tra Gesù e i suoi nemici, scribi farisei, o i capi del giudaismo. Ma attenzione, lo scontro violento è stato tra Gesù e alcuni suoi simpatizzanti. Giovanni scrive, il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto. Siamo sempre al cerchio dei suoi. I suoi sono i veri nemici di Cristo. I suoi. Non faccio considerazione, ma il vero nemico di Cristo è la Chiesa. Ed ecco le parole di Gesù che hanno scatenato le ire dei suoi simpatizzanti. È il tema della verità e della libertà, e qui vabbè, tema, no? Capiamo. Qui in gioco non è la legge mosaica o una tradizione religiosa o l'ipocrisia farisaica o l'amore per il prossimo.
Gesù mette in gioco il problema della verità e della libertà. Non intendo oggi approfondire l'argomento, tuttavia, anche perché è chiaro, no? Come si fa? No, parlare di libertà e di verità in pochi minuti. Tuttavia, dico una cosa. Gesù dice chiaramente, e qui, anche qui, attenzione, che è la verità, che è la verità a rendere liberi, non il contrario. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità fa liberi. Quindi poi notate già quel rimanere nella mia parola. Solo così si è discepoli, rimanere. E poi Gesù sembra richiamarsi all'antico pensiero greco, secondo cui l'intelletto illumina lo spirito, anche perché l'intelletto è spirito, che perciò si libera da ogni determinazione di quell'ego che lo rende schiavo. Quindi è l'intelletto che illumina, ci libera dall'ego che si rende schiavi, ma se non ci fosse l'intelletto noi saremmo schiavi. Poi penseranno i grandi mistici medievali a sostenere che prima c'è l'intelletto, poi la volontà, e qui non apro il discorso, anche perché ci sono state delle lotte tra i domenicani e i francescani, no? Eckhart era un domenicano. Francescani sostenevano, e anche altri, il contrario, che fosse prima la volontà e poi l'intelletto, pensate un po'. Altra cosa, Gesù apre al futuro, mentre quei giudei, suoi simpatizzanti, sono chiusi nel passato. Che qui, cerchiamo di capire bene le cose. Gesù propone la verità come un orizzonte verso cui andare, la libertà come un futuro cui approdare. I giudei simpatizzanti ne parlano come di un fatto acquisito. Non hanno un minimo di esitazione sul fatto che siano nella verità e nella libertà per il fatto che sono figli di Abramo, di un passato. E diventano pietra nelle loro posizioni, duri, schiavi di un passato che è morto. Noi siamo eredi di, siamo figli di, un passato. Inoltre, tra Gesù e quei giudei simpatizzanti c'è uno scambio di durissime accuse con termini che oggi sarebbero soggetti a querela. Tu sei un indemoniato, tu sei un samaritano, tu sei un bugiardo, sei l'inganno, sei il menzognero, eccetera. Alla fine quei giudei, suoi simpatizzanti, mettono mano alle pietre per lapidarlo. Non mi rimane, concludendo, che dire una sola cosa. Quando sono in gioco la verità e la libertà, non possiamo scherzarci o ridirci sopra o fare l'opportunista, il solito mediatore. Io mi arrabbio. Il mediatore, il compromesso, quando c'è di mezzo la verità e la libertà, bisogna essere chiari, radicali. Di Cristo possiamo dire di tutto e di più, tranne che abbia scherzato su cose serie. Se, come dice già la parola Vangelo, è la buona novella, no? La buona notizia, dire buona non significa che è una notizia buonista, conciliante, a tal punto da togliere ogni confine tra verità e menzogna. E se la Chiesa è sempre stata implacabilmente rigida sui dogmi, guai. Gli eretici venivano messi a rogo, no? I dogmi. Chi andava sul rogo? Chi era contro il dogma, no? Così da porsi come un freno per la ricerca della verità, perché il dogma che cos'è? Qualcosa di rigido, no?
Sappiamo che Simone Weil non ha accettato di entrare nella Chiesa Cattolica a causa dei dommi. Dice, no, i dommi mi frenano. Il dommo non permette più la ricerca della verità, che è infinita. Quindi ha condannato gli spiriti liberi, no? Il cristianesimo, proprio perché è ridotto ad essere una religione, ha perso il suo mordente iniziale. Perché? Cristianesimo è cristianesimo, non è una religione, è diventata una religione, è diventato un dogma. Quindi ha perso quella radicalità che procura anche contrasti, lotte, insulti, condanne. Chiaro, chi è radicale va contro queste cose, non suscita. Il buonista pacifica, no? Riconcilia tutto, accomoda tutto. Guardate Cristo cosa ha detto, non sono venuto per portare la pace, ma la guerra. Chiaro, non la guerra, no? Vediamo, sento Lorenzo Milani, sono venuto a portare disordine al mio popolo, metterli in crisi, no? In lotta. Sempre in nome di quella verità che va cercata senza soste, senza limiti, senza ipocrisie, senza compromessi. E dove? Nel profondo di noi stessi. È lì che la Chiesa vorrebbe mettere il becco. No, comando, no, chi comando lì nel tuo... No, la mistica ha detto, tu Chiesa, istituzione, stai fuori. Non fai da mediatore, mediatrice. E la Chiesa cosa ha fatto? Per punizione ha condannato la mistica. Perché lei vuole comandare anche all'interno di noi. La religione non può fare da mediatore, non mediare, mettersi in mezzo tra me e Dio. È assurdo, è una bestemmia. Ho detto qualcosa, ma vorrei continuare, perché qui veramente in gioco. La libertà, la verità, che cos'è? No? Stiamo lì a discutere, mille, ah, qui è questo, filosoficamente, piace anche, non discute, poi in concreto, cosa facciamo? Come vivere nella libertà? Per essere liberi, vivere nella verità per essere liberi, no? La verità che ci rende liberi. Perché ci illumina, l'intelletto che illumina. Prima io penso, poi agisco.